la trilogia di presentazione dei libri nostri, poi ci saranno anche altre presentazioni, con due libri scritti da Irene Sparagna, che sono Versi Aretini e Versi Romani. Chiaramente li ha scritti in due distinti momenti, ma li ha scritti in due distinti viaggi. Questa è la cosa, la particolarità. Cioè, nell'arco di un viaggio, dall'andata al ritorno, ha scritto un libro, e a Roma, e l'altro a Roma. E lei si ispira molto... Sì, Versi Romani era qui. Però... E lei si ispira molto ai momenti di viaggio, ai momenti in cui osserva la natura da un finestrino. E volevo leggere intanto la recensione fatta dal professor Massimo Pagliati, fondatore, correggimi se sbaglio, fondatore dell'Aperitismo, che è un movimento letterario che lui sta cercando di portare avanti, che conta già al momento centinaia di iscritti e di rappresentanti, appunto di Arezzo. E scrive questo, direi. In Versi Romani, il linguaggio poetico di Irene Sparagna divenne simbolico, critico, esotesimo, e il linguaggio, semplice, essenziale e scarno, finalizzato al trattamento diretto della cosa, senza divagazioni e mezzi termini. L'interesse si sposta sul verso libero e sulla sperimentazione ritmica e medica. L'adozione del verso libero rende la poesia il tessuto di assonanze e interazioni. La poetessa usa il correlativo oggettivo, tecniche che propone la rappresentazione iconica di una serie di oggetti, di una situazione, di una catena di eventi, che sono la formula di quella sua emozione, in modo che, quando siano dati parti esterni, che devono condurre un'esperienza sensibile, venga immediatamente evocata l'emozione. L'immagine evocata dalla poetessa è l'equivalente emotivo del pensiero. L'immagine è tutta rivolta all'oggetto, a un luogo, a una situazione, a una serie di eventi, al quale l'autrice associa un'emozione, uno stato d'animo che vuole, in modo che l'evocazione di quell'oggetto richiami uno stato d'animo. È un semaforo verde che ci fa attraversare la strada, sulle pagine lasciate, al vecchio incrocio. Ho dato riflessioni, rimosso sovinamente per le immagini, tra lingue e sensazioni, incolti attimi del mio esistere. Ascolto i squisiti dell'anima, tuffo per mare, procace da padrone. Quindi questa è la recensione del libro Versi Romani. E leggo due righe anche su Versi Aretini, che rappresentano una poesia leggermente diversa come stile. Corte, brevi, sferiche, le poesie della nuova raccolta di poesia Versi Aretini di Irene Sparagni hanno una conformazione circolare dolce di una goccia che appare essere contemporaneamente gioia e dolore, delicato e dolore. È un dialogo perennemente aperto al mondo, in attesa di risposte celate. È un verso narratore, un verso schietto, diretto al cuore, alla mente. È una poesia in continuo evolversi, dove le sensazioni emergono da sé. È un fazzoletto di pensieri immediati, di ricordo di buoni, profondi occhi. Un silogio, questa è nata così per caso, tra un viaggio in treno su una pioggia di dolce e di ricordi, una nuova speranza. Nelle cartoline a colori di una lezza da sentire niente. In questo migliaio di immagini la Sparagna ha comandato la sua penna, che le consegna la certezza di un verso travolgente e un verso perennemente più forte, perché ogni verso è imprevedibile, inatteso, quasi inaspettato, ma risulta sempre gradevole dal posto giusto. Adi, roponiche, francirne, veloci e cerule, rotolano la corsa del vento. Il presente e il passato dunque si intersecano e sono divisi da un confine delicato, come la sottile linea d'ombra di Joseph Conrad. In essa si nasconde la paura dell'esistere, ma anche l'opposizione di questo mondo. L'intercedere dei ricordi rende questa linea sempre più scolorita. Tende a cancellare il persistere dei momenti belli, ma la forza interiore emerge in tutta la sua potenza, consegnando ai ragazzi la loro bellezza evocativa, i paesaggi, i puri sentimenti delle terre, l'arte, le forme espressive e le allegorie di concludo. Quello che sembrava un mondo distratto risulta essere un mondo con occhi lucidi, svegli nella notte, fissi nella nebbia, che fanno almeno del riposo mentale, perché intendono osservare oltre, all'interno delle anime. Riesce la Sparagna a sbrogliare un'incredibile notazza, quelle delle false illusioni, e lo fa con una determinazione sbalordita, con versi fluidi che occultano il movimento delle idee.
ancora non c'è ineccepibile dimostrazione di pubblica cura, cioè la dire restaurante, che ha dimostrato nuovamente, qualora ce ne fosse bisogno, di catturare gli stati magici e rappresentarli sotto forma di energia terrestre. Pezzi. Sentimenti così alti di una mamma per il suo bambino che ho chiesto a Irene perché non li leggi. Ok, e questo infatti è dedicato al suo bambino, a Gabriele, a Gabri. Il tuo arrivo è stato un canto di cielo che è stato castigato trattenendo il fiato. I tuoi occhi sapevano di voli su sterminati mari. Questa è una dedica invece e la scopriremo alla fine a chi è dedicata. Per un po' nelle ore romane ho ricomprato il sorriso e le risonanze di un tempo quasi in me. Ero bambino a proteggere te, briciola d'uomo, che si plasma al vivere sulla giostra. Aprimmo vocali sonanti di arrotondato stupore. Torvaianica, giugno 2009, ad Antonio e Michela.